una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'Elisir. L'avversario vince con i fondi per 2-1 e si qualifica in anticipo a questi playoff. Siamo in compagnia di Mister Magone. Buonasera, Mister. Ciao, Mario. Ecco, diciamo, partita sempre in controllo da parte della Juve Stabia. È arrivato questo gol di Guaglietta che un po' ha fatto temere di non strappare il risultato quest'oggi. Però possiamo dire che oggi si raccolgono i frutti del lavoro già iniziato l'anno scorso per Under 16. Sì, sì, vabbè, diciamo che poi l'obiettivo di stagionale era questo, di qualificarci per i playoff. È un gruppo che sta ho la fortuna di allenare per il secondo anno consecutivo. Quest'anno è stato integrato di 2002 e sono venuti a completare un po' la rosa. Ecco, come è successo ieri per la Beretti con alcuni calciatori della prima squadra, Aie e Zarcone, che sono venuti a dare una mano, anche quest'oggi la Monica, che ha giocato ieri, è venuta a dare una mano a questa Juve Stabia. Però dobbiamo dire che i ragazzi degli anni 17 già erano meritevoli di questo risultato, tanto è vero che alla fine hanno segnato proprio loro, stocco di elefante. Sì, sì, ma sono due attaccanti che hanno fatto bene durante tutto l'anno. Diciamo che la Monica ci dà anche un po' di alternative, perché rispetto agli altri come caratteristica è più una prima punta, e diciamo mancava anche Cioffi infortunato oggi, e nel reparto andato via Pistola qualche mese fa, lui viene a completare un po' come caratteristiche, ci dà un'alternativa proprio come caratteristiche là davanti, ecco perché stiamo portando la Monica anche a giocare con l'anno 17. Ecco, adesso invece dobbiamo attendere a queste gare, gare di preparazione playoff, o comunque vuole tenere alta la tensione, magari abituare i ragazzi a vincere, perché invece i playoff sono partite particolari, devi arrivare anche mentalmente carico. No, ma per fortuna stiamo bene, ho detto ai ragazzi prima della partita che stiamo bene mentalmente, e dopo questo periodo di calo, soprattutto mentale, che abbiamo avuto, i ragazzi sono stati bravi a saper reagire, sono stati bravi ad assumersi ognuno le proprie responsabilità, ma sapevo che questo era un gruppo che avrebbe risposto alla grande. Io ho sempre detto, anche durante quel periodo, che noi dovevamo pensare a tutte le cose positive fatte nei 200 giorni precedenti e non in quei 20 giorni, e poi i ragazzi mi hanno dato le giuste risposte. Le altre due partite noi proveremo a vincerle per mantenere comunque la posizione attuale.